Benvenuta. Sì, stai sognando, ma io sono una strega vera. Benvenuta nel mio antro, il più bello della contea. Allora, visto che non riuscivi a dormire, giusto? Molte persone sotto Halloween non riescono a dormire. E la paura. Cioè, però. È così. Hai visto che bei capelli? Se vuoi dopo ti vendo la mia pozione lisciante. Quindi sì. In realtà, quindi sotto Halloween, molto il tipo di insonnia sono da paura. Ma in realtà esistono insonni da ansie, da stress, da emozione, da innamoramento. Voi umani siete tanto romantici. Quindi, ora con incantesimo. Insegnai per capire che tipo di pozione ti servirà. D'accordo? Ok. Ok. Chiudi gli occhi se vuoi. Non ti farò. Come pensavo, insonnia da paura. Ok, direi allora che. Che libro era? Aspetta un attimo. Contenuta in questo libro. Andiamo a cercarla. Mi ricordo che serve. Cos'era? Il sangue di drago. Il sangue di drago sicuramente, però. Insomnia.
Quindi io ti farò questa porzione e poi te la metterò in una bozzetta di vetro e tu, quando non riuscirai a dormire, prenderai alcune goccine di questa porzione, 2 o 3 massimo, è molto potente, non di più. Non vorrei fare la fine della pelle addormentata. Lei se ne l'ha bevuta una boccetta intera. Mai abusare delle pozioni, scusami, ma mi tolgo il cappello perché è un po' scomodo. E poi mi... deriva dalla fonte dell'isola che non c'è. Però serve l'acqua perché noi siamo fatti per la maggior parte d'acqua. E quindi tutte, quasi tutte le pozioni sono a base d'acqua. Mettiamo il calderone. Dopo che piange ti viene sonno.
Le lacrime in generale hanno un potere soporifero, ma queste sono strapiglianti. Però per questo che non ne puoi prendere tanto, ok? Queste ragnate. Ingredienti vanno d'accordo. Bella costosa questa. Ma io ho le mie fonti. Ok, allora un pizzichino. Ecco qua. Quanto piove? Ma lo stai sentendo quanto piove? Adesso un po' di sangue di drago. Guarda. Di questo ne va messo un po'. Questo infonde coraggio. E mi sa che ti vuole un po' di coraggio. Non ti piace proprio Halloween. Ok. Basta. Basta. Intanto mescoliamo. Adesso è l'ora dello slime. 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 Lo slime. Ecco qua. Grazie slime. Grazie slime. Può tenere anche in caverna? Va bene. Ok. No, facciamo così. E infine. Qua.
Dice che serve. Adesso rimescoliamo il tutto. Ne darò una boccetta, ok? Mi raccomando, non abusarne. D'accordo? Non abusarne. Bene. Userò questa boccetta, che è il contagocce, così non ti puoi sbagliare, ok? Una settimana, non posso dartene di più perché sono scade, ok? Certo, te la somministro io.